Si cade anche in dieta chetogenica. Ciao e bentornata sul mio canale YouTube. Oggi con questo video voglio parlarti sì di dieta chetogenica, ma di un contenuto un pochino più profondo legato allo stare in dieta chetogenica più che alla tecnica legata a questa dieta. Ti sarà capitato o avrai visto persone a cui è capitato di iniziare un programma alimentare chetogenico dove appunto per i primi giorni tutto fila liscio, abbiamo passato la parte di keto adattamento, quindi cominciamo a percepire tutti i benefici anche dello stare con una chetosi corporea è sufficiente e con tutto quello che è l'assetto chetogenico che il nostro metabolismo sta creando in risposta alla dieta. Purtroppo però inizia l'effetto poi della socialità, quindi viene invitata per esempio a un aperitivo, un compleanno, una cena e così via, e purtroppo ti capita di commettere un errore, quindi ti capita di fare un aperitivo, mangiare degli alimenti che ovviamente in dieta chetogenica non sono consentiti, parlo soprattutto di farinacei, farine, dolci e così via. E dunque cosa succede? Cedi al contesto sociale, all'ambiente che ti circonda, alla pressione ambientale, come potremmo dire, e cosa succede? Succede che ovviamente esci da quello che è il percorso chetogenico corretto. Quindi è stato commesso questo errore e sei caduta. Molto spesso il primo pensiero che ti passa per la testa è quello di dire: ok, io non sono fatta per stare a dieta, non sono fatta per ottenere gli obiettivi che voglio ottenere e sono un fallimento anche in questo ambito. E dunque il primo pensiero e poi successivamente azione che viene compiuta è quello di abbandonare il programma alimentare. Ora però mi chiedo il perché accade questo, perché questa cosa, questo approccio assolutista a tutto nulla accade molto spesso soprattutto in ambito nutrizionale, perché ad esempio al primo errore che compi al lavoro ti licenziassi ovviamente non avrebbe senso, oppure ancora se al primo litigio con tuo figlio lo butti fuori casa non avrebbe nessun senso, oppure ancora se al primo marciapiede che tocchi con la macchina mentre guidi non guidi più, anche qui non c'è nessun senso. Eppure lo stesso approccio lo stai usando in questo ambito nutrizionale. Succede ogni giorno di poter sbagliare e di poter cadere in qualche tranello che ci porta a commettere degli errori anche in dieta chetogenica. È una cosa normale e che può capitare. Succede di cadere in errore, succede, non è una cosa così inusuale. Ovviamente questo video non deve essere un deterrente al mantenere un programma corretto alimentare, anzi il tuo obiettivo ovviamente è quello di dare più continuità possibile al piano senza commettere errori. La cosa che devi sapere però è che se capita questo, possiamo recuperare dall'errore semplicemente riprendendo correttamente da dove abbiamo lasciato il piano alimentare chetogenico che avevamo correttamente strutturato ed iniziato a intraprendere. Il retropensiero che devi però toglierti dalla testa è proprio quello di pensare che con questa alimentazione tu sia completamente isolata e non puoi essere sociale, non puoi essere parte delle tue compagnie di amici e così via. Infatti esistono tutte delle condizioni per cui a livello alimentare tu possa frequentare sostanzialmente qualunque tipo di location, salvo le più estreme, cioè le sole pizzerie o il panificio chiaramente, e senza precluderti nulla, cioè senza precluderti momenti con i tuoi amici, tuo marito e così via. Perché questo? Perché la verità è che con una dieta chetogenica abbiamo tutta una serie di alimenti che possiamo spendere in qualunque momento della nostra giornata, compresi aperitivi, cene fuori e colazioni. E dunque l'unico vincolo che puoi avere è quello di utilizzare i pasti sostitutivi, dove ovviamente avendo comprato il tuo box di pasti, quelli puoi consumare e dunque diventa tutto molto più complesso dal punto di vista della socialità. Ed è per quello, questo è uno dei motivi per cui io non appoggio questo tipo di schemi chetogenici con pasti sostitutivi, perché proprio precludono molto tutto quello che è la parte di fuori casa dal punto di vista alimentare, la parte di socialità e così via. E dunque non ti consentono di trasformare la dieta chetogenica nel vero e proprio stile di vita a cui abbiamo di arrivare. Capita e capiterà di cadere. L'importante è che ti rialzi e vai avanti.